Salve, oggi 22. Ok, no, vi fallo. 22 cosa? 22 giorni. Vi fallo. Ma che rifai, dai. Claudia, è informale, però devi dire cose importanti. Dai. Aspetta, cosa devo dire? Che hai chiesto? Abbiamo chiesto la pattuglia. Io non so parlare, mica. Come non sai parlare? No, vabbè. No, non lo voglio fare. Lo vuoi dire tu? Qualcosa. Claudia, non è venuto nessuno, neanche la pattuglia. Dillo, amico. L'ennesima volta. Siamo per l'ennesima volta qui in via Aquilia a cercare di togliere questi cartelloni osceni, bruttissimi. Avevamo chiesto l'intervento della pattuglia per cercare in qualche modo di multare o intervenire su questa oscenità. E ancora una volta Acireale ci ha dimostrato che non ha intenzione di pulire un muro così, tra virgolette, bello, e che potrebbe rendere sicuramente tanto di più, soprattutto per chi viene, per i turisti e per tutta la popolazione, che secondo me potrebbe anche essere stanca di vedere queste oscenità. E anche a tutti quelli che non si sono presentati a darci una mano, va bene uguale, tanto noi siamo qua e li togliamo lo stesso. Grazie. Ma altre volte, altre volte. Perché qui non si possono affibbiare? No, sono totalmente abusivi. Grazie, aspetta. Ora sì. Buonasera, in attesa dell'amministrazione che arriva, noi togliamo questi manifesti ancora, vogliamo fare qualcosa, l'amministrazione deve fare qualcosa, non vogliamo più questi manifesti qua. Abbiamo chiamato i vigili, all'assessore. Sarebbero dovuti intervenire l'assessore Leonardi e vigili per fare i vigili, una pattuglia dei vigili urbani chiamati già due volte, e anche Sorace. Noi stiamo ancora aspettando, sono le 17. 19. 17 no. È dalle 17 che siamo qui, però. Sono le 19, ma ancora nessuno arriva. Nell'attesa noi togliamo i manifesti, sperando che riusciamo a sensibilizzare almeno la cittadinanza. Quante altre volte le avete tolti? Questa è esattamente la quinta volta. Abbiamo iniziato con la giornata del decoro organizzata dalla Consulta Giovanile. E là, in quel momento erano tutti. Lì erano tutti presenti, c'era l'Aniverso Leonardi, c'era Licciardello, c'era il sindaco, c'erano le telecamere, c'erano tutti. Successivamente noi siamo venuti da soli, gruppo ecologico Santa Tecla, con i nostri volontari, non c'è nessuno, ma noi continuiamo a toglierli. Va bene. Spero di non vederle più. Sparate una parola in portoghese. In portoghese no, in spagnolo. In spagnolo, quello che tiene. Non lo so, basta. Basta. Mierda. Por favor, non se ve in ninguna parte del mondo questo, che me stanno dicendo? Basta.